Castiello, do la parola al senatore Salvini che ci ha raggiunto adesso. Quindi, senatore, se ci sente, se ci vede, do a lei la parola. Si sta discutendo già da parecchio tempo su quello che dovrebbe essere la fase 2. Ma lei ci porta anche qualche novità del decreto? Ma il decreto non c'è. Le ultime notizie che arrivano da colleghi giornalisti che stanno litigando ancora su diversi fronti, sulla sanatoria per immigrati e su diversi temi riguardo i fondi alle imprese, il turismo. Quindi siamo a metà maggio che stiamo aspettando il decreto aprile. Noi abbiamo, io oggi personalmente ho sentito tutti i governatori e gli esponenti della Lega al governo in 13 regioni italiane con cui abbiamo fatto il punto sulla fase 2. Aspettiamo dal governo e dall'INAIL i protocolli, perché l'unica certezza è che il governo deve fornire numeri, cautele e prescrizioni per riaprire in sicurezza. E quindi aspettiamo la certezza, la tempistica su come riaprire in sicurezza. Per quello che riguarda le imprese, io oggi personalmente ho ascoltato sia le imprese agricole, le confederazioni agricole, per capire di quanta manodopera c'è bisogno e la Campania è una delle protagoniste, però tutti gli imprenditori agricoli che ho sentito mi hanno detto la sanatoria non c'entra nulla. Piuttosto organizziamo dei corridoi verdi per far rientrare in Italia quegli stagionali che sono all'estero e sono bloccati, ma per lavorare la terra occorre formazione, quindi non ci si può improvvisare. Ho sentito i consulenti del lavoro, i commercialisti che sono terrorizzati dalle 500 pagine di cui consta la bozza del decreto perché serve velocità, efficienza, semplicità e se per interpretare il decreto occorre un interprete dalla lingua antica, evidentemente si parte con il piede sbagliato. Abbiamo già suggerito alcune modifiche agli organi di governo, ad esempio sul turismo, perché il bonus vacanze per le famiglie che abbiamo proposto sul modello francese non sia a carico degli albergatori e degli imprenditori, perché altrimenti sarebbe un tornare indietro invece che un andare avanti. Però confronti come questi, io poi ovviamente ero altrove e sarò altrove. Oggi mi sono collegato con imprenditori siciliani, ho fatto la call con Lombardia, Veneto, Umbria, Calabria. Però abbiamo ben chiaro in testa che o si riparte dalle imprese con velocità e semplicità, se serve anche condonando, uso questa brutta parola in tempo di pace, che però in tempo di guerra evidentemente assume un altro significato, azzerare il passato, incassare il possibile e costruire il futuro dando liquidità, non debiti, ma a fondo perduto alle aziende, quello che stanno facendo altri paesi europei. E su questo ci impegniamo. Probabilmente il decreto non doveva arrivare ieri, doveva arrivare oggi, non arriverà neanche oggi, forse arriverà domani. Speriamo, perché ogni giorno perso, io ho sentito Confcommercio oggi che poi ha pubblicato le sue stime, 270.000 aziende a rischio solo nel commercio e nel terziario, soprattutto in alcune realtà come la Campania. Da ex ministro dell'Interno ci sono già, ahimè, segnali che se la liquidità non arriva dalle istituzioni, ci sono altre istituzioni malavitose che sono pronte a entrare come soci di maggioranza in alberghi, bar, ristoranti, attività commerciali. Quindi se lo Stato non fa in fretta, arriva la camorra. E quindi mi farò girare poi dai miei parlamentari le proposte che sono arrivate da questo tavolo e vediamo di essere abbastanza bravi, testoni e fortunati da trasformarle in realtà e che non rimangano solo proposte. Quindi grazie a voi, perché senza le vostre proposte noi da soli faremmo solo la metà del lavoro che riusciamo a fare. Grazie senatore Salvini, se vuole intervenire anche su altri argomenti, anche perché siamo in una fase veramente molto difficile, specialmente per la Campania e per le altre regioni che fanno del turismo una delle loro principali fonti. In Campania c'è molta preoccupazione, lo sanno anche i parlamentari ovviamente campani che sono presenti per quanto riguarda la balneazione, gli alberghi che devono riaprire, c'è molta e non si riesce ancora a vedere, non dico una soluzione, ma qualche proposta. L'importante è che gli amministratori locali non ostacolino.
Io ho sentito oggi da Zaia a Toti che già parlano di stagione estiva, ripeto, in sicurezza, perché la salute viene prima di tutto, però parlano di stabilimenti balneari, di spiagge, di balneazione, di alberghi da riaprire in sicurezza, di detassazione degli spazi esterni per bar e ristoranti. Mi piacerebbe anche in Regione Campania ascoltare discorsi di questo tipo e non polemiche sul colore della montatura dei miei occhiali, perché penso che il governatore della Campania possa impegnare in altra maniera più proficua il suo tempo che non polemizzando sul color pannolino sporco dei miei occhiali, perché fa torto ai campani e a chi gli paga lo stipendio. Mi permetto solo questa piccola nota a margine. Grazie senatore Salvini. Un abbraccio e a presto dal vivo, perché non ne posso più di Zoom, Skype e distanziamento sociale.